Buonasera, ben ritrovati radioascoltatori e telespettatori di RTC. Prima, primissima puntata di questa nostra nuova rubrica RTC Life, l'abbiamo voluta chiamare così perché parleremo di vita, trattando tematiche inerenti società, cultura, associazionismo e soprattutto terzo settore. E proprio per questo, abbiamo deciso assieme alla redazione di invitare due esperti, due specialisti in queste tematiche, ovvero. Parto dalla mia destra, il dottor Giuseppe Apostolidi, presidente di ARCI Calabria, ben trovato presidente. Buonasera a voi. E il dottor Rosario Bressi, presidente del forum Terzo Settore Catanzaro Soverato. Buonasera Rosario, Buonasera, buonasera a te. grazie Manu. Spero che questa rubrica che abbiamo voluto, che ci siamo un po' inventati, anche grazie ad una imbeccata, diciamo così, di Rosario durante una manifestazione che abbiamo seguito, insomma, possa essere utile, no? Per tutte le associazioni, ma non solo, per tutto il terzo settore calabrese che diventa sempre più vasto, direi. È una platea che si allarga sempre più e sono veramente tantissimi soggetti ormai coinvolti in questo ambito, molto operativi, molto dinamici sul territorio. Quindi effettivamente questa nostra finestra, questa nostra rubrica che sarà, voglio sottolinearlo, andrà in onda, 2 volte al mese, quindi una volta ogni 15 giorni, potrà essere utile anche per diffondere le varie iniziative sul territorio che vengono sviluppate. Intanto i miei complimenti a RTC per questa magnifica iniziativa. Presumo che sia la prima volta che nella città capoluogo di regione si svolge una trasmissione dedicata interamente al terzo settore. E sicuramente la città capoluogo di regione ha necessità di discutere e di capire un attimino l'evolversi di quello che succede nel nostro mondo, anche perché non siamo più soggetti marginali. Sicuramente lavoriamo per la marginalità, per il disagio, per le fragilità, ma siamo una realtà importante, interessante. Nel nostro settore ci lavorano decine e decine e centinaia di operatori e abbiamo decine e decine e centinaia di associazioni che si interessano delle materie più sparute che esistono nel nostro mondo, la disabilità, gli anziani, i minori, gli immigrati, la povertà. Abbiamo 10.000 cose che le nostre associazioni egregiamente seguono quotidianamente su tutto il territorio, non solo regionale, ma in particolar modo quello nostro catanzarese. Presidente Bressi, Rosario, tu dirigi, presiedi il forum del terzo settore Catanzaro Soverato, oltre che insomma, essere il rappresentante territoriale, il dirigente di ARCI Catanzaro. Veramente tanto dinamismo, direi anche tanto entusiasmo, perché i progetti si susseguono. E dunque, credo fosse anche giusto, no? Diffonderli, rendere edotta la nostra comunità, la nostra popolazione, di tutto ciò che si muove nel terzo settore calabrese e catanzarese nel caso specifico. Sì, dici bene, il nostro è un mondo vasto e variegato, che finalmente dal 2017 è stato in qualche modo normato, no? Regolamentato con la riforma del codice del terzo settore, proprio perché si sentiva la necessità di dare, come dire, degli strumenti anche alle associazioni di volontariato, alle APS. Ma anche all'impresa sociale, insomma, tutto questo vasto mondo ricompreso dalla parola terzo settore, no? Cioè né Stato e né mercato, perché poi tra l'altro la cosa entusiasmante, tu parlavi di entusiasmo, di dinamicità, ti deriva dal fatto che tu non hai uno scopo di lucro, cioè tutte le attività che noi facciamo le facciamo, come dire, senza scopo di lucro, ciò non significa che non ci sia il giusto riconoscimento economico perché le nostre attività vengono spesso svolte da volontari, ma non solo da volontari, da professionisti, insomma, che vanno a incidere su sacche di disagio, sacche insomma, di difficoltà che noi percepiamo giorno dopo giorno, insomma, perché stiamo sul territorio e sappiamo, insomma, quali sono i disagi e poi abbiamo, insomma, l'entusiasmo e la passione giusta per cercare di proporre a nostra volta soluzioni per lenire questo disagio.
Il forum si occupa in particolare di promozione dell'economia sociale, partecipazione Comitato Regionale Por Calabria, partecipazione Comitato Sorveglianza. E, insomma, se riusciamo a sintetizzare le tante attività del forum del terzo settore di Catanzaro Soverato. Guarda, allora, quelle che hai detto tu sono alcune delle attività che svolge il forum, forum regionale, che partecipa a diversi tavoli, perché è coinvolto, perché c'è ormai una diffusa consapevolezza anche da parte degli enti pubblici di dover coinvolgere i cittadini che si organizzano, perché il terzo settore, gli ETS, insomma, le associazioni, non sono altro che cittadini che si autoregolamentano il modo di stare insieme e il modo in cui doversi rapportare con la cittadinanza, con le comunità. Il forum di fatto è intanto l'organismo maggiormente rappresentativo del nostro mondo, tant'è che il forum nazionale partecipa attivamente a tutta una serie di tavoli ministeriali. Io mi onoro, insomma, di partecipare a un tavolo tecnico sull'invecchiamento attivo da parte del forum, che ha quindi anche una funzione di propositività rispetto al governo, rispetto agli enti sociali, e in questo senso va letto uno dei ruoli più importanti del forum, che è quello di essere partecipe ai tavoli dove si coprogramma e si coprogetta insieme all'amministrazione pubblica, perché è previsto proprio dal codice. Quindi c'è questa sorta di, diciamo, di cambio di passo, se così lo vogliamo chiamare, proprio perché il terzo settore non è più un soggetto passivo, ma è un soggetto che ragiona paritariamente con le amministrazioni pubbliche e ha l'obbligo di coprogrammare e coprogettare insieme a queste amministrazioni gli interventi, le iniziative, le attività che si svolgono sui territori. Oggettivamente ogni forum territoriale ha delle competenze territoriali. Il nostro è un forum importante perché rappresenta ben due ambiti territoriali, quello di Catanzaro e quello di Soverato, e raggruppa oltre 60 realtà. Quindi è un compito di rappresentanza, un compito più che altro politico e di tutela, diciamo, di valorizzazione delle nostre associazioni. Bene, Presidente Apostoliti, prima di parlare nello specifico dei progetti di Arci, coprogrammazione e coprogettazione, sono due termini chiave che Arci conosce molto bene. Assolutamente sì. Il dramma che vive la nostra regione è che purtroppo gli ambiti territoriali, dopo la riforma della 117 e dopo la tanto famigerata riforma del welfare calabrese avvenuta nel 2018, approvata dal Consiglio regionale, invece di andare avanti siamo ritornati indietro, perché effettivamente nei 32 ambiti territoriali che esistono nella nostra regione ogni ambito cammina per i fatti suoi, non si è mai riusciti a dare un percorso unitario su tutti i territori delle nostre comunità, e quindi c'è difficoltà nel riuscire a parlare di coprogrammazione e coprogettazione con gli ambiti territoriali, perché ci sono ambiti che si comportano in un certo modo e altri ambiti che fanno tutto l'opposto di quello che comporta altri ambiti. Quindi c'è molta confusione ancora. Il problema di fondo è che l'attenzione che dovrebbe esserci nella nostra regione dovrebbe essere un'attenzione da parte della politica molto più presente e molto più pressante. Nel 2018, quando è stata approvata la famosa legge sul welfare calabrese, che noi, combinazione, il forum di Catanzaro e decine e decine di associazioni di tutta la Calabria e l'Arci in prima persona, l'abbiamo contestata, ma non abbiamo contestato la riforma del welfare. Abbiamo sempre sostenuto che non era la riforma del welfare di cui la Calabria ne ha bisogno, perché è una della regione, forse l'ultima regione più povera che esiste nella nostra nazione, ma perché era semplicemente la regolamentazione delle strutture socioassistenziali, che nella nostra regione, guarda caso, al 99,9% sono sostenute da enti del terzo settore. Quindi se non ci fossero gli enti del terzo settore a dare sostegno con le strutture esistenti nella nostra regione, la Calabria veramente sarebbe non solo fanalino di coda su determinate cose, ma sarebbe fanalino di coda su
tutta una serie di fragilità, di bisogni che le nostre comunità, i nostri cittadini vivono quotidianamente. Ecco, ma voi lamentate un po' un'assenza delle istituzioni o tale vuoto è stato leggermente colmato negli ultimi anni? Domanda. Ma io sostengo che purtroppo c'è poca attenzione nel settore delle politiche sociali, ma questo succede sia a livello regionale sia a livello di capoluogo di regione. Basti pensare un attimino negli ultimi anni quanti assessori sono stati cambiati sia a livello regionale e sia a livello comunale. Vedete un attimino negli ultimi 3 anni. No, non c'è continuità. In meno di 2 anni solo Catanzaro ha cambiato 3 assessori e lo stesso è successo alla regione Calabria. Abbiamo cambiato negli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo cambiato 2 o 3 assessori e quindi non c'è stata mai una continuità e quindi non si è mai riusciti a mettere mani in modo fermo, determinato e deciso su una problematica che tutti i sindaci e non solo, i dati, i sindacati e via dicendo, continuamente, quotidianamente accusano che siamo la regione più povera d'Italia, che abbiamo un sacco di marginalità per quanto riguarda tutta una serie di fabbisogni e via discorrendo. Quindi ho iniziato questa trasmissione dicendo mi complimentarvi con voi proprio per questo, perché è bene che la politica e non solo la politica si affacci in modo diverso a questa tematica. Se nel 2018 c'è stato qualcuno che ha gridato evviva abbiamo la riforma del welfare, a distanza di sette anni, ancora non abbiamo una riforma del welfare. Eravamo l'ultima regione d'Italia ad affrontare e ad avere una riforma del welfare che ancora tutt'oggi non c'è, non esiste. Abbiamo questo regolamento però che ci può consentire, specialmente può consentire agli ambiti territoriali di invertire questa rotta negativa per quanto riguarda le politiche sociali. Quindi la coprogrammazione e la coprogettazione si possono fare, ma non si possono fare solo esclusivamente a step, si devono fare in modo continuato e sempre nei nostri territori. Coprogettazione e coprogrammazione significa mettere in funzione una volta per tutti gli ambiti territoriali con tutte le sue strutture marginali. Una delle cose che io ormai faccio, ormai sono diventato logorroico per questo, perché sono uno di quelli che quando ero portavoce del forum sostenevo che l'unico strumento che hanno gli enti del terzo settore per incidere in modo pressante e preciso è quello di mettere in funzione gli uffici di piani degli ambiti territoriali, dove non solo c'è la presenza dei comuni, dove non solo c'è la presenza delle ASP che diventa indispensabile in questo contesto, ma assieme alle ASP, assieme ai comuni ci sono i rappresentanti del terzo settore e quindi allora sì che possiamo incidere in modo decisivo e determinante su tutte le problematiche che esistono quotidianamente in tutte le nostre comunità. Presidente Bressi, Rosario, una tua opinione in merito su questa eventuale, non so, carenza, lacuna, assenza delle istituzioni? Domanda. No, io non direi assenza, insomma. È anche una tua opinione chiaramente sulla riforma del welfare? No, guarda, la riforma del welfare di fatto non è altro che la regolamentazione delle strutture rispetto a una vecchia legge che doveva essere recepita del 2000, la 328, quindi stiamo parlando di un qualcosa che non è una riforma. Detto questo, no, io non direi che c'è l'assenza delle istituzioni. Noi, parlo ovviamente per l'ambito di Catanzaro, da un paio d'anni a questa parte c'è un tentativo di collaborazione, un po' perché è obbligato, un po' perché c'è una volontà, ormai una presa di coscienza anche da parte delle amministrazioni e degli ambiti di coprogettare insieme a noi. Forse se più che assenza direi una mancanza, che è quella secondo me del coinvolgimento maggiore non nella coprogettazione che pure c'è, ma nella coprogrammazione, nel senso che spesso veniamo chiamati a coprogettare e quasi mai a coprogrammare, e questo fa tutta la differenza del mondo, come tu potrai immaginare, perché noi non siamo solo quelli che portano e mettono a terra i progetti, noi un po' per legge, un po' per nostra indole, no? Per nostra mission,
siamo quelli che abbiamo una visione, come dire, più aderente alle realtà, nel senso che noi siamo quelle organizzazioni che sul territorio ci stanno e che hanno il polso della situazione, al netto, diciamo, dei dati ufficiali che sono in possesso delle amministrazioni piuttosto che delle ASP. Una delle cose sicuramente che uno strumento che potrebbe sicuramente incidere maggiormente anche nell'ambito della coprogrammazione è appunto l'ufficio di piano. Da questo punto di vista so che è in discussione sui tavoli regionali il regolamento, finalmente dopo tanti anni, dell'ufficio di piano, che consentirebbe, al netto, cioè, delle limitazioni, noi comunque siamo un'entità non pubblica, al netto di alcune cose, insomma, far entrare il mondo del terzo settore, il forum nel caso specifico, nell'ufficio di piano, significherebbe coinvolgere tutti gli attori, il comparto sociale, il comparto sanitario, il comparto pubblico, per programmare, no, quelle che dovevano essere le attività che poi insieme si coprogettano, ovviamente. Quindi da questo punto di vista io non credo che ci sia un'assenza delle istituzioni, quanto, come dire, quanto ci sente la necessità e il bisogno di affinare questi meccanismi in modo tale da rendere ancora maggiormente valorizzato il nostro mondo, perché il nostro mondo oggettivamente non può essere soltanto sostitutivo delle mancanze della pubblica amministrazione, ma si vuole assumere la responsabilità, un po' perché ce lo dà il codice del terzo settore, un po' perché, ti ripeto, pensiamo di avere le competenze giuste, di poter programmare, di poter dare una visione alle nostre comunità grazie alle nostre competenze, alla nostra esperienza. A proposito di mondo, Rosario, vogliamo numericamente contestualizzare questo mondo, cioè quante realtà appartengono al terzo settore tra Catanzaro e Soverato, numericamente? Guarda, quante realtà, siamo... quante associazioni, quante fondazioni, sì. quanti enti? Guarda, noi siamo in totale siamo 60 realtà. Considera che il codice del terzo settore, la riforma, comunque ha messo dei paletti, che sono secondo me necessari, perché vanno a incidere sulla trasparenza anche del nostro mondo. Quindi con l'entrata in vigore del RUNS, che altro non è che il registro unico nazionale del terzo settore, è di fatto come il registro delle imprese per le imprese commerciali, che hanno degli obblighi, quindi la pubblicazione del bilancio, piuttosto che la trasparenza da un punto di vista amministrativo in quanto agli organismi di amministrazione, appunto, di questi ETS. E questo gioco forza nel corso degli ultimi anni ha comunque ridotto, no, quelle associazioni che vogliono aderire al forum. A forum aderisci solo se sei iscritto al RUNS, sostanzialmente, così come nelle grandi reti nazionali. E noi siamo uno dei forum che è maggiormente rappresentativo dal punto di vista numerico. Al nostro interno ci sono ovviamente le organizzazioni di volontariato, ci sono le organizzazioni, le APS, le associazioni di promozione sociale, ci sono delle fondazioni, ci sono delle cooperative sociali, no? Quelle che ormai si chiamano imprese sociali, e nel nostro mondo rappresentiamo una massa del nostro territorio, una massa importante, perché basta considerare che ci sono enti abbastanza grandi, io ne cito qualcuno senza che me ne voglia nessuno, ma nel forum di Catanzaro Soverato c'è Fondazione Città Sanitaria, c'è il Centro Calabrese di Solidarietà, Fondazione Betania, c'è Fondazione Betania, c'è le cooperative Coris, piuttosto che quelle di Don Alfonso Velonà. È una realtà molto frizzante, effervescente, anche rispetto ad altre province e anche ad altre regioni, probabilmente. Sì, guardi, non ho i dati delle altre regioni, ma sicuramente rispetto alle altre province il nostro è un forum, come dire, molto molto attivo, molto partecipato, molto frizzante, come l'hai detto tu, che ha combattuto e combatte anche adesso battaglie esiziali per il nostro mondo, perché poi quando vai a incidere sull'occupabilità, no, che le nostre organizzazioni garantiscono, dovrebbero garantire, ti rendi conto di avere una responsabilità anche non soltanto rispetto alle associazioni, ma anche rispetto a persone, famiglie che grazie al lavoro di questa associazione non ci campano, no?
discorso occupazione diventa un aspetto molto importante, perché di consegna delle responsabilità importanti. Forse siamo uno di quei pochi forum dove questa cosa si sente maggiormente rispetto a tutto il resto della regione. Bene. Dovevamo aggiungere qualcosa? No, ci siamo. Allora, andiamo nel concreto. Vorrei parlare dei tanti progetti di Arci Calabria attualmente in corso o comunque terminati. Li cito velocemente. Tra questi, Coltiviamo Inclusione, La Casa di Gioele, Job in Progress, La Cultura e la Cura, Sipla Sud, Time to Care, Rete Chat, Social Innovation Hub, Catanzaro Comunità Educante, Education School, Sempre Verdi e Tutti Attivi. Presidente Apostoliti, di quale progetto vogliamo parlare nello specifico? Ce ne sono tanti. Mi metto in difficoltà. Allora, sono tutti progetti belli, ma belli perché noi li facciamo con passione e con amore, e oltre a questo ogni progetto che noi andiamo a realizzare con i nostri lavoratori, con i nostri impiegati, con i nostri collaboratori, chiaramente non solo li facciamo in un certo modo, ma pensiamo moltissimo all'impatto che lasciamo nelle nostre comunità e nei nostri cittadini, perché sono tutte problematiche ovviamente che incidono fondamentalmente sulla vita di tante persone. Quindi li facciamo in un certo modo, sono tanti, ma su tutto il territorio regionale ne mancano altri, perché sì. Sulla zona di Reggio abbiamo gestiamo molti SAI, immigrati. Su Cosenza abbiamo una miriade di attività che i nostri circoli, le nostre associazioni, i nostri comitati territoriali svolgono in modo egregio. Ma non è solo questo, quindi non solo diamo risposta alle nostre comunità, ai nostri cittadini, ma diamo risposta essenzialmente, lo diceva bene Rosario, a tante professionalità nuove che stanno crescendo. Perché uno degli obiettivi che noi ci proponiamo come ACE è quello di riuscire a fare restare i nostri giovani nella nostra terra, perché devono avere la possibilità di poter espletare le loro capacità, le loro professionalità nei nostri territori, vicino alle loro famiglie, vicino ai loro genitori, vicino ai loro figli. Non è giusto che si continui questa immigrazione di lavoro verso i paesi del nord oppure verso paesi d'Europa, e quindi uno dei tentativi che dobbiamo fare, e questo è un appello che rivolgiamo a tutte le nostre associazioni, perché abbiamo le possibilità oggi come mai di riuscire a fare rimanere i nostri giovani nelle nostre terre, anche perché le opportunità sul post-Covid il governo ci ha premiato, perché si sono raddoppiate, cioè tutti questi progetti provengono dal post-Covid, perché il governo ha capito che le attività, le iniziative che svolgiamo come ente del terzo settore sono indispensabili per tutti i nostri, per tutte le nostre comunità. Ad esempio, il progetto Social Innovation Hub, che mi pare sia terminato? Sì, si è terminato, faceva parte di Agenda Urbana, che ci ha lasciato un profondo segno. Io mi sono abituato a dire uno di quei progetti, il Social Innovation Hub, che ci ha lasciato delle tracce indelebili, perché siamo andati nello specifico a coprire delle fasce di povertà nella nostra città che onestamente non conoscevamo. E quindi siamo stati utili, siamo stati indispensabili per centinaia di famiglie, dove abbiamo portato non solo sostegno psicologico, ma abbiamo materialmente portato sostegno anche economico e finanziario. Ma anche il progetto Sempre Verdi, dedicato, e tutti attivi, dedicati entrambi all'invecchiamento. Quello Sempre Verdi è stato il primo progetto sull'invecchiamento attivo, e devo dire che è stato fatto essenzialmente perché abbiamo avuto una grande soddisfazione come Arci. La grande soddisfazione che abbiamo avuto come Arci è aver avuto Rosario Bressi, presidente del comitato territoriale di Arci Catanzaro, nonché portavoce del forum del terzo settore, seduto nei tavoli nazionali, e forse l'unico rappresentante sull'invecchiamento attivo di tutta l'Italia meridionale. Quindi per noi, per me personalmente, è una grande soddisfazione, e chiaramente è una pietra miliare dove noi sicuramente continueremo questo percorso sull'invecchiamento attivo. Abbiamo già preso anche qualche altro progetto, ma sarà per noi
perché come associazione noi siamo, da questo punto di vista, per quanto riguarda i centri di aggregazione sociale, siamo l'associazione più rappresentativa che esiste non solo nella nostra provincia ma in tutta la nostra regione, e quindi su questo per noi è un impegno che ci siamo assunti in passato ma che continueremo con più determinazione a portare avanti. Rosario, diceva bene Peppe Apostoliti, cioè ti abbiamo visto molto entusiasta e molto coinvolto per quanto riguarda questi progetti sull'invecchiamento attivo, lo sei in tutti i progetti che ARCI segue, però... Ma vedi, poi le cose quando si fanno, io preferisco farle con passione, con entusiasmo, con il sorriso, anche perché poi anche questo può fare la differenza nell'approccio che tu hai nel lavoro, e io insomma penso di riuscire a farlo spesso se non sempre. Questi progetti, anche perché insomma la responsabilità che comunque diceva Beppe te le senti, no? E quindi devi cercare di dare quel qualcosa in più per poter dimostrare che meriti eventuali ruoli che ti vengono riconosciuti. Sul progetto sull'invecchiamento attivo ci sono anche altri progetti che stanno partendo, che riguardano la facilitazione digitale soprattutto per gli anziani. Insomma, l'investimento che si fa sull'invecchiamento attivo e sulla facilitazione digitale è importante. E ora però, questo consentimi di dirlo, voglio tornare a essere però a fare il portavoce del forum. I progetti di facilitazione digitale, che sono fondi del PNRR, sono fondi destinati agli ETS, no? Quindi al nostro mondo. Ma c'è una ragione di fondo perché il settore innovazione della regione ha coinvolto gli ETS, per le ragioni di cui parlavo prima. Gli ETS sono delle antenne sociali e civiche sul territorio e hanno il polso della situazione, del disagio. Quindi questo è un'intuizione che, per dire la verità, ha avuto il Ministero e quindi a cascata anche i dipartimenti regionali, ma ti dà la cifra dell'importanza che può avere il coinvolgimento degli enti del terzo settore. E Arci Catanzaro gestirà, insieme a una serie di altre associazioni sparse per tutto l'ambito territoriale, con il piglio del mondo del terzo settore, del volontariato attivo, del professionismo sociale, sicuramente andrà ad incidere su un qualche cosa che abbiamo toccato in tanti contesti, dove il digital divide cosiddetto lo senti, lo percepisci, lo senti sulla propria pelle, no? Di quelle famiglie che, non sapendo come scaricare un'app o come utilizzare un'app, rischia di non far mangiare alla mensa il proprio bambino, rischia di non poterlo far portare con lo scuolabus e rischia di non poter far valere i propri diritti, perché ormai avere una PEC, avere lo SPID, la firma digitale diventano cose essenziali. Ecco, da questo punto di vista c'è una rinnovata voglia di valorizzare il nostro mondo, così come non l'ho fatto prima, lo faccio adesso e ne approfitto. Ringrazio RTC, ringrazio te per la sensibilità e per la volontà di aver voluto questa iniziativa, perché spesso e volentieri il nostro entusiasmo, il nostro far delle cose, noi non lo comunichiamo, non lo promuoviamo, e invece andrebbe promosso molto di più, divulgato in modo più capillare. Ecco. E ora voglio fare un passaggio proprio su ciò che diceva Rosario prima, nel momento in cui non bisogna essere soggetti passivi. Ad esempio, in un progetto che ho seguito direttamente, ovvero Catanzaro Comunità Educante, con ARCI, Coris, Fondazione Città Solidale, Rosario, in uno di questi incontri che si svolgono nella zona sud, centro-sud di Catanzaro, diceva testualmente, insomma, per la prima volta quest'area marginale, complessivamente periferica, proprio da qui parte il risveglio e parte una progettazione che spesso invece tali quartieri hanno semplicemente subito. Invece in questo caso specifico, nel progetto Catanzaro Comunità Educante, questa progettazione la fanno partire proprio loro. Questo progetto prosegue e sicuramente riuscirà ad ottenere i risultati prefissati. Siamo in conclusione, mancano veramente pochissimi minuti, voglio chiedere ad entrambi
il ruolo e l'importanza dei centri di aggregazione in città. Nello specifico parliamo di Catanzaro, dove sono stati riaperti ben 4 centri di aggregazione e c'è un'apertura imminente. Sì, sì, ci auguriamo di in questa settimana di avere consegnato le chiavi di questo bellissimo centro che per anni ha funzionato in via Lombardi, via Scopelliti, dietro la giunta, l'ex presidenza della giunta regionale. Abbiamo partecipato 3 anni fa ad un bando che ha indetto l'amministrazione comunale, ci siamo presentati solamente noi per ovvi motivi, perché c'è da fare un investimento importante, però non possiamo tradire la nostra mission, quella di riuscire a ridare alla città bene dismessi, e quindi partiremo subito con un crowdfunding. Ci auguriamo che il sindaco sia presente alla consegna delle chiavi, in modo che immediatamente partiamo per ridare alla città, al quartiere di Viale De Filippi, dove c'è una comunità abbastanza viva, attenta, abbastanza numerosa, di ridare vita a questo bel centro. Quanto è importante la partecipazione e la condivisione in centri di questo tipo? Ma ormai dopo l'esperienza di Ponte Piccolo che ha fatto Arci Catanzaro, possiamo veramente affermare che sono necessari, perché abbiamo visto su Ponte Piccolo in meno di 12 mesi abbiamo centinaia di anziani, e non solo, che partecipano a decine e decine di nostre attività. Spesso e volentieri mi chiedono: ma che attività si fanno al Vinicio Calio di Ponte Piccolo? Ce ne sono diverse. Io vi dico la verità, non riesco perché sono innumerevole, ormai sono a decine. Intanto il centro, ma non solo il centro di Ponte Piccolo, anche questo di via Lombardi, sarà aperto a tutte le associazioni che hanno necessità di svolgere attività, anche se noi abbiamo già un programma abbastanza nutrito da svolgere. Partiremo subito con una campagna di crowdfunding, perché ovviamente l'investimento che dobbiamo andare a fare, e ovviamente non siamo noi come associazione nelle condizioni, partiremo con questa operazione di crowdfunding che lanceremo a livello nazionale da qua a qualche giorno, per riuscire intanto a recuperare il bene, non solo recuperarlo come era inizialmente, ma anzi migliorarlo notevolmente, per lasciare alla città un segno tangibile che le associazioni, la nostra associazione che è capofila di questo progetto, nel momento in cui si mette vuole lasciare un segno forte alla città e alla comunità. Quindi su questo insomma ci mettiamo un impegno veramente massiccio da parte non solo nostra, ma ci auguriamo che i cittadini, le comunità, le associazioni, il mondo imprenditoriale ed economico ci diano una forte mano. Rosario, abbiamo 120 secondi per chiudere, ti chiedo in conclusione telegraficamente, i centri di aggregazione vanno riaperti ma vanno anche riempiti. Sì, io ti aggiungo, vanno anche gestiti e resi sostenibili nel tempo, perché è semplice come dire, ricevere un bene, ma poi la cosa complicata è quella di programmare le attività, di renderle sostenibili e di darle come dire, un futuro. È chiaro che sono una parte importante, noi l'abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno con il centro sociale di Ponte Piccolo, ma insomma sono stati aperti altri centri sociali in città nell'ultimo anno, a Gagliano, all'Aranceto, al Corvo, insomma si aprirà questo di via Lombardi che ha ambizioni importanti, così come le ambizioni che avevamo con Ponte Piccolo sono state abbondantemente superate dalla realtà. Insomma, ci sono quest'anno, c'è una programmazione ricchissima, vastissima, che spazia dalla cultura all'aggregazione sociale, passa dai ragazzi fino agli anziani, passando anche per alcuni aspetti anche di, diciamo, popolari, come può essere l'ospitare iniziative che vanno anche al di là del sociale, che interessano lo sport, eccetera, eccetera. Questo è un motivo di grande orgoglio. Bene, abbiamo terminato. Grazie al dottor Giuseppe Apostoliti, presidente di Arci Calabria. Grazie a te, grazie a te. Grazie al dottor Rosario Bressi, presidente del Forum Terzo Settore Catanzaro Soverato. Grazie Manuel. Grazie ad entrambi per averci fornito in mezz'ora circa, insomma, tanti spunti
importanti su cui riflettere, sui quali torneremo chiaramente nelle prossime puntate di RTC Live con nuovi ospiti, ma chiaramente voi da qui a qualche settimana, a qualche mese, tornerete nostri ospiti nei nostri studi. Grazie di nuovo. Grazie a tutti i radioascoltatori e telespettatori di RTC e alla prossima puntata. Grazie.